Ringrazio il dirigente Giuseppe Trecca e formulo il mio messaggio di benvenuto alla dottoressa Silvana Sciarra. Il mio messaggio di saluto e di accoglienza e di siamo felici della sua presenza qua e a nome sia della scuola provinciale, quindi questa provincia di Foggia, sia a nome del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Anna Camalleni. Per le mie parole racchiudo il loro messaggio di benvenuto dei dirigenti e di tutto il personale della rete amministrativa scolastica, che è particolarmente compiaciuta della sua presenza e già c'è un eco abbastanza ritornante sul successo dell'iniziativa ieri realizzata a Bari. Volevo dirvi che la sua presenza ci dà l'occasione di rafforzare con questi bellissimi giovani, perché sono la linfa più viva, il legno verde più importante del tessuto sociale, possiamo rinsaldare quel patto che già da parecchio tempo abbiamo rinsaldato per la legalità, per la sfera dei diritti, per la tutela di tutti e di ciascuno. Questa provincia di Foggia ha avuto in un anno solare, da qui a un anno addietro, due grandissime occasioni. È stata celebrata la giornata nazionale contro tutte le mafie a marzo e l'anno scorso, a maggio 2007, si è tenuta la giornata nazionale per la legalità. Devo dire, dottoressa, che questi giovanissimi cittadini, studenti, questi giovani hanno dato esempio di uno sguardo fiero, deciso, è cambiato un po' un rituale. Prima magari di fronte ad alcune prese di posizioni anche plateali, anche, si girava forse la testa o si sottovalutava, o in minoranze che per noi sono molto dolorose significano anche omertà e distanza. Invece lo sguardo nei nostri giovani merita la sua presenza qui e so che la sua esperienza, che poi tanto sapientemente saprà veicolarci nella sua relazione, potrà essere proprio produttivamente interiorizzata e rivissuta da questi studenti. Saluto tutte le autorità, saluto lei di nuovo e grazie per la sua presenza. Sì, prima di dare la parola agli studenti, colgo anche l'occasione per salutare il comandante Rosario Strano, comandante della caserma, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, e quindi grazie per la sua presenza. Poi, allora, abbiamo adesso già una prima presenza, perché un'altra cosa che devo sottolineare con molta gioia, la sensibilità della Corte Costituzionale che sta organizzando questo viaggio e mi ha sottolineato fortemente che doveva essere un momento dedicato interamente agli studenti, alle studentesse, e che loro dovevano essere i protagonisti. Devo dire, è una sensibilità che ho apprezzato, tutto è stato costruito e mi è stato raccomandato fortemente di dare centralità e protagonismo alle studentesse. Le prime due le abbiamo qui, due ragazze di terza, abbiamo Francesca Frigerio che farà il suo primo intervento. Grazie Francesca. Buongiorno. Quando ancora non ero a conoscenza nell'ingenuità di una bambina del reale significato del termine legalità e di tutto ciò che quel pilastro sorregge, mi rinchiudevo in una campana di vetro, collandomi su un concetto che soltanto in seguito riconoscerò nella filosofia, l'intellettualismo etico di Socrate. Se l'uomo conosce il bene, allora indirizzerà ogni sua azione verso il bene. Oggi invece so che l'uomo potrebbe essere spinto a compiere del bene, ma l'onestà di pochi non può coinvolgere i comportamenti di molti. Il termine corruzione, quello che il presidente Mattarella ha definito come un furto della democrazia, è nato nel momento in cui il singolo non soltanto ha preferito il proprio bene a quello altrui, ma lo ha fatto avendo la coscienza di compiere innumerevoli danni contro la propria comunità. La corruzione non è altro che una scintilla che genera un incendio,
Una fioca luce irradia improvvisamente, offuscando la coscienza di ogni uomo, che improvvisamente è imprigionato dalle fiamme. La gente tende a scappare, come a scappare siamo tutti noi giovani, una volta terminati il nostro piano di studi. I giovani hanno paura della corruzione e solo pochi hanno il coraggio di reagire. Cosa ci porta a scappare e a non affrontare i problemi di cui, fra pochi anni, una volta adulti, saremo costretti a tenere le redini? Si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con le sue difficoltà. Questa è una frase che disse un grande insegnante, non soltanto di legge, ma di vita, Aldo Moro. Nel 1963 l'Italia aprì la stagione politica al centro-sinistra, preparata da Aldo Moro. Negli anni della contestazione il paese fu scosso da forti tensioni, sia dalla sinistra extraparlamentare ma anche dalla destra eversiva, che poi, come sappiamo, sfociarono nel terrorismo rosso e nel terrorismo nero. Durante gli anni di piombo, dal 1977 al 1980, il momento più drammatico culminò sicuramente nei 55 giorni in cui si consumò il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro, a quel tempo presidente della DC. Moro passò giorni infernali, ricco di interrogatori, maltrattamenti, nei quali, nonostante tutto questo, trovò il coraggio, trovò la forza di scrivere continue lettere alla moglie e ai figli. Non dimentichiamoci che nella sua ultima lettera scrisse alla moglie, pregò la moglie di non far andare il proprio figlio più piccolo, ancora bambino, al suo funerale. Fu accusato da coloro che gli fecero passare questi terribili 55 giorni di essere l'artefice di una strategia dell'attenzione. Proprio lui, che con tutte le sue forze aveva cercato di dare all'Italia un volto nuovo, una nuova democrazia, forse una democrazia troppo moderna per quel periodo. Moro però è solo uno di tutti quegli uomini che hanno tentato di combattere contro qualsiasi forma di illegalità e di corruzione. A questo punto mi pare quasi superficiale nominare il magistrato Chinnici, ancora il generale Dalla Chiesa o Pio La Torre, che conosciamo per l'articolo 41 bis sulla confisca dei territori mafiosi. Ovviamente questi non sono stati soltanto politici, ma sono stati padri, mariti, uomini di famiglia, insomma anche insegnanti. Ovviamente non ci è chiesto di compiere quei grandi gesti, ma ognuno di noi può fare qualcosa, anziché lasciar scorrere il tempo. Lo hanno dimostrato anche Don Ciotti e Fiammetta Borsellino, che abbiamo incontrato e abbiamo avuto l'onore di conoscere durante l'anno scolastico. Lo ha dimostrato anche la nostra scuola, anche la nostra città, anzi, il 21 marzo, durante la giornata nazionale contro la mafia. Siamo noi il futuro, noi che soltanto quando abbandoneremo la cognizione di essere troppo piccoli in confronto al resto, riusciremo a portare un cambiamento. Grazie. Allora, grazie a Francesca. Signor Giudice, noi li abbiamo lasciati liberi, quindi non sapevo il tenore dell'intervento, visto che ha citato tra gli altri Aldo Moro. L'anno prossimo noi saremo parte del progetto della Regione che celebrerà e ricorderà l'opera di Aldo Moro, nostro conterraneo, come con orgoglio dico, e anche conterranea è il giudice Silvana Sciarra. Ho dato un attimo di tempo anche a Greta Verderosa di prepararsi, emozionatissima, e quindi forza Greta. Buongiorno. A proposito di libertà, diciamo che l'articolo che più mi ha colpito di tutti è stato l'articolo 21. Un articolo che ci dice che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Un articolo molto importante anche perché fu proprio con questo articolo che si aprì la prima seduta pubblica della Corte Costituzionale, proprio perché questo articolo, diciamo che andava in contrasto con la precedente legge del 1931 sulla pubblica sicurezza. Una legge ritenuta successivamente illegittima
illegittima, proprio perché era una legge la quale diceva che non si potevano affiggere manifesti se non ci fosse stata l'autorizzazione delle autorità poliziesche. Qualcosa che ovviamente oggi va contro quelli che sono i nostri ideali. La libertà di stampa, la libertà di pensiero, una libertà per cui un po' tutti noi, tutto il popolo italiano ha combattuto. Una libertà che non ci veniva concessa durante il ventennio fascista, una libertà che era privata dalla censura e la stampa veniva utilizzata semplicemente come mezzo propagandistico. Oggi possiamo dire che questa libertà è raggiunta, ma il lavoro dei giornalisti non sempre si dimostra facile, anzi spesso è un lavoro molto arduo e un lavoro in cui questi giornalisti sono soggetti anche a minacce. È il caso ad esempio di Roberto Saviano, che penso un po' tutti conosciamo. Un uomo il quale ha pubblicato un romanzo nel quale ha denunciato la camorra a Napoli e a causa di ciò, per aver detto la verità, egli è costretto a vivere sotto scorta. Un altro caso, forse un po' meno conosciuto, è quello di Peppino Impastato, che fu ucciso 40 anni fa, nello stesso giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Peppino Impastato era un giovane siciliano il quale decise di andare contro la sua stessa famiglia, inserita negli ambienti mafiosi locali, e di denunciare attraverso la sua piccola radio quelli che erano i traffici malavitosi della Sicilia. Egli era un uomo coraggioso che con la sua irriverenza aveva provocato la rabbia dei mafiosi. E per questo appunto fu brutalmente assassinato. Un omicidio che trovò risoluzione solo dopo 24 anni e un omicidio il quale ha, diciamo, rinfocolato le voci di tutti coloro che credevano in lui. Perché questa morte così illustre, diciamo che è rimasta nei cuori di tutti. La sua voce, la sua parola è sopravvissuta al suo corpo. Tra questi casi vanno ricordati anche ad esempio quelli di Mario Francese, il cronista che andava controcorrente, o ad esempio Giuseppe Fava, uno dei primi a denunciare la corruzione nelle istituzioni. Diciamo che fra questi giornalisti ci sono anche altri morti per dinamiche diverse, come ad esempio Ilaria Alpi e Miran Rovatin, entrambi, diciamo, mentre tentavano di dire la verità. Vorrei chiudere questo discorso appunto sui giornalisti strappati alle loro famiglie solo perché tentavano di far valere una propria opinione con una frase di Peppino Impastato che mi ha colpito molto. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante nel davanzale e presto ci si dimentica di come quei luoghi erano prima e ci si abitua per il fatto che così sembra dover essere. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione e rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Grazie. Passare la parola alla professoressa Silvana Sciarra per la sua lezione magistrale. Leggo qualche brevissima nota nel suo denso curriculum vitae. Quindi, come abbiamo detto, si è laureata presso l'Università di Bari con il massimo dei voti, ovviamente discutendo una tesi con Gino Giugni, prestigioso esperto di diritto del lavoro. Dal 1994 al 2003 ha insegnato European Labor and Social Law all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, dove ha anche diretto il Dipartimento di Diritto e il Gender Studies Program. Attualmente insegna diritto del lavoro e diritto sociale europeo nell'Università di Firenze. Non più. Bene, e quindi si dedica principalmente alla Corte Costituzionale. Ha ricevuto il dottorato in giurisprudenza honoris causa dell'Università di Stoccolma nel 2006, dopo aver collaborato in numerosi progetti di diritto comparato del lavoro con la Commissione europea, dove ha coordinato gruppi di esperti e personalità accademiche provenienti da tutti gli Stati membri. Nel 2012 ha ricevuto la laurea honoris causa dell'Università di Hasselt. È co-direttore della rivista giornale Diritto del Lavoro di Relazioni Industriali e membro di vari comitati scientifici internazionali e italiani. Il 6 novembre del 2014 viene eletta giudice della Corte Costituzionale e, come avevo detto prima, riportando una votazione quasi
unanime, 630 voti su 748 votanti. E l'11 novembre del 2014 ha giurato al Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, entrando nella piena funzione del suo ufficio. Silvana Sciarra, la professoressa Sciarra, è la quinta donna, come dicevo, che entra a far parte della Corte Costituzionale, ma la prima ad essere eletta dal Parlamento in seduta comune. Infatti le altre quattro sono state nominate dai Presidenti della Repubblica. Allora, la parola alla professoressa Silvana Sciarra, giudice costituzionale. Esordisco nel confessare un'emozione molto, molto grande, reale, quindi ora prendo un po' di tempo per stemperare questa emozione che deriva dal fatto che questa è un'aula molto piena di studenti e non vorrei perdere la vostra attenzione, quindi farò di tutto per trasmettervi un messaggio di fondo, che è il messaggio che è un po' alla base di questi incontri che i giudici costituzionali stanno intrattenendo con studenti delle scuole italiane. Devo veramente ringraziare molto per l'ospitalità che ho ricevuto, per le bellissime parole che lei ha pronunciato, ringrazio tutte le autorità presenti. Due parole in più su questo progetto, perché effettivamente è la prima volta che la Corte Costituzionale firma un protocollo con il Ministero dell'Istruzione per entrare nelle scuole. Quindi il messaggio è lasciare il palazzo, palazzo che peraltro è aperto a voi, a molti studenti delle facoltà giuridiche, a molti altri visitatori. Quindi lasciare il palazzo e venire incontro a voi, incontro alle vostre speranze, alle vostre aspettative, ma anche sollecitando la vostra attenzione sulle istituzioni e sul rispetto che tutti noi dobbiamo alle istituzioni. Quindi il mio è un messaggio di grande speranza che voglio raccogliere da voi, oltre spero a trasmetterlo. Nel filmato che abbiamo visto, il professor Grossi che apre il filmato è il presidente emerito della Corte, quindi è stato presidente fino a poco fa ed è il firmatario di questo protocollo con il ministro dell'istruzione. Oggi il nostro presidente è il giudice Lattanzi che avete visto intervistato, un giudice di Cassazione penalista. Questa bellissima iniziativa di apertura e di incontro della Corte persegue anche questa finalità, una finalità di trasparenza, di illustrazione di quello che davvero facciamo, ci sforziamo di fare per la tutela dei diritti, giudice delle leggi, la Corte Costituzionale. Il filmato ha dato qualche notizia su come i giudici sono eletti o nominati e se ci sarà tempo e se avrete voglia potremo andare a fondo su questa composizione mista, che è una composizione molto interessante nel quadro comparato delle corti costituzionali europee e non solo europee. Ma questa iniziativa cade nel festeggiamento di alcuni anniversari. Sono felice di partecipare ad un festeggiamento che è di questa scuola, quindi ho guardato con molta commozione anche la lapide entrando stamattina. L'anniversario sono anche i 70 anni della Costituzione, che noi teniamo ad affiancare in questo viaggio nelle scuole ad un altro anniversario. Nel 1938 entrano in vigore le leggi razziali, provvedimenti per la difesa della razza italiana. Già questo linguaggio ci suona estraneo. Io, se posso permettermi un consiglio di lettura, consiglio di leggere i libri di Liliana Segre, che è la nuova senatrice a vita, che davvero dà un quadro, tra l'altro molto semplice, sono libri che si leggono con molta facilità, degli orrori di quegli anni. Ecco, mettiamo assieme questi due anniversari nel viaggio nelle scuole, perché vogliamo ricordare che la Corte Costituzionale, innanzitutto la Costituzione e più tardi la Corte Costituzionale, nascono dagli orrori del nazismo e del fascismo.
si contrappongono ad una fase che si chiude. E dunque oggi abbiamo questi 139 articoli e io ho pensato di, proprio per ricordare l'emozione di quell'anno 1948, quando la Costituzione finalmente si fa viva ed entra nel nostro ordinamento, di leggervi l'ultima delle disposizioni transitorie, proprio per rivivere con voi quel momento emozionante, perché si dice entra in vigore il 1 gennaio 1948, il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun comune della Repubblica per rimanervi esposto durante tutto l'anno 1948 affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. E forse non c'erano altri strumenti all'epoca se non quello di andare nella casa comunale e vedere questo meraviglioso testo aperto che con voi vorrei proprio metaforicamente riaprire oggi, soffermandomi su alcuni punti. Perché questo superamento di un regime totalitario apre appunto le porte ai diritti e alle libertà che non dobbiamo mai dare per scontati, che dobbiamo apprezzare nella loro valenza in ogni momento della nostra vita. E per tornare alle leggi razziali, la Corte Costituzionale, mi piace citare le parole della Corte e spero che siano per voi accessibili, perché questo è anche, vuole essere anche un messaggio di chiarezza, di semplicità nella comunicazione. La Corte Costituzionale scrive nel 1998 in una importante sentenza, la legge antiebraica individua una comunità di minoranza che colpisce con la persecuzione dei diritti, su cui si innesta poi la persecuzione della vita. Questo è il messaggio che la Corte Costituzionale dà nel 1998 per cancellare l'orrore di leggi solo apparentemente perfette. La Corte Costituzionale lavora, come è stato detto, in modo collegiale. Infatti il sistema italiano non prevede la opinione dissenziente, non prevede che il giudice possa dichiarare il suo dissenso. Tutto si deve comporre all'interno di questo collegio, come ricordava splendidamente il giudice Amato. Questo è un punto su cui ci sono opinioni diverse, magari se ci sarà tempo nel dibattito ne potremo parlare. Io credo che l'assenza dell'opinione dissenziente nel nostro ordinamento derivi dall'equilibrata composizione della Corte, che consente a componenti così diverse, con retroterra culturali anche ed esperienze professionali molto diverse, di comporsi all'interno del collegio. E senza dubbio questo per un professore universitario è un'esperienza nuova, molto istruttiva, molto difficile, ma che, concordo con il mio illustre collega Giuliano Amato, insegna tantissimo a tutti noi. E la Corte Costituzionale si confronta con due corti sovranazionali. Io tengo a sottolineare questo punto perché, un po' per la mia esperienza professionale, un po' per le mie convinzioni che mi permetto di condividere con voi, sono molto a favore del confronto con giurisdizioni sovranazionali, in particolare il diritto dell'Unione Europea, quindi la Corte di Lussemburgo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che siede a Lussemburgo, e la Corte di Strasburgo, che è la Corte che amministra la Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, quindi la Corte dei diritti umani, potremmo dire. Sono due corti distinte che peraltro si conoscono e parlano fra loro. La Corte Costituzionale risponde molto spesso a dei problemi di costituzionalità che includono il riferimento a questi parametri, potremmo dire, esterni, ma che in realtà esterni non sono. Soprattutto per i parametri europei, questi parametri appartengono agli ordinamenti nazionali. Io quindi sono molto a favore di questo confronto, che non è affatto una subordinazione di una corte all'altra, ma è veramente un dialogo permanente, un confronto fra giudici e fra corti, ognuno con la sua giurisdizione e con la sua competenza. Dico questo perché i temi dell'Europa sono molto presenti, devono a mio parere continuare ad essere presenti, e dobbiamo ricordare che le fonti sono distinte, perché se da un lato c'è l'Unione Europea, la Corte di Strasburgo si occupa invece di una comunità che è il Consiglio d'Europa,
che raccoglie molti più stati, 47 stati e 6 stati osservatori. Quindi questo è bene per studenti così avanti e preparati come voi, come ho potuto già verificare dagli interventi che sono stati fatti, ricordare due corti sovranazionali, entrambe autorevoli, entrambe interlocutrici della Corte Costituzionale. Quando la Costituzione entra in vigore è un testo probabilmente già molto più avanti dell'ordinamento, questa parola è comprensibile a tutti, dell'insieme delle norme che tengono unita la comunità nazionale, è molto più avanti proprio perché l'ordinamento è ancora permeato dalla legislazione fascista. Sono rimasta molto colpita dalla citazione fatta alla sentenza numero 1 della Corte Costituzionale, sentenza numero 1 del 56, un po' perché tutte le volte che si legge quella sentenza c'è un brivido di emozione, perché è la prima volta che si esprime la nostra Corte Costituzionale, si esprime proprio, come è stato opportunamente ricordato, in materia di libera manifestazione del pensiero, quindi articolo 21, e si esprime con un dettaglio che forse non è superfluo richiamare alla vostra attenzione, cioè dicendo che la Corte è competente a giudicare leggi anteriori. Quindi leggi di un ordinamento che ormai ha cessato di esistere. È una sentenza che quindi si segnala sempre, ancora ora e sempre, alla nostra attenzione per ricordarci che depurare l'ordinamento dai limiti alle libertà fondamentali che il regime fascista aveva introdotto è un compito della Corte Costituzionale. La nostra Costituzione è una Costituzione importante nel quadro comparato, è una Costituzione scritta molto bene ed è una Costituzione che qualcuno definisce di natura convenzionale, con questo intendendo che la Costituzione nasce, e forse con questo dico cose che già conoscete, nasce da un grande accordo, da una grande consonanza di intenti fra i costituenti. Accordo fra i costituenti che significò accordo fra i partiti dell'epoca. E spesso parlare di convenzione, ma qualcun altro può usare senza spaventarci la parola compromesso, parlare di accordo, consenso, compromesso, convenzione, ecco, è tutt'altro che un messaggio negativo, è un messaggio estremamente positivo. È una composizione di posizioni molto diverse, che però trovano unità in un intento comune, che è quello di scrivere insieme questo testo. Le tre grandi ideologie, anche la parola ideologia ha un connotato positivo, sono, come è noto, l'ideologia cattolica, l'ideologia al tempo comunista e l'ideologia liberale. Io ho annotato, fra i tanti appunti che porto sempre con me, alcune parole di Togliatti, che è stato un attivissimo costituente, Palmiro Togliatti, avrete sentito che era al tempo esponente di punta del Partito Comunista, perché in uno dei suoi molti interventi dice: ideologia o concretezza politica, se volete qualificarlo compromesso, fate pure qualcosa molto più nobile e elevato, la ricerca di quella unità che è necessario per poter fare la Costituzione. La Costituzione non dell'uno o dell'altro partito, non dell'una o dell'altra ideologia, ma la Costituzione di tutti i lavoratori italiani e di tutta la nazione. Ecco, vedete, c'è forse un tocco di retorica in questa espressione, però c'è un richiamo a questa consonanza di intenti. E senz'altro c'è un tema molto caro a Togliatti, ma molto caro alla componente cattolica negli anni della Costituente. E perché queste due visioni, ripeto, sempre molto importante anche la terza, quella dell'allora pensiero liberale, forse confluiscono bene proprio a partire dall'articolo 1 della nostra Costituzione, dove si coglie la centralità del lavoro. È chiaro, questo tema a me è particolarmente caro ed è importante dire che l'articolo 1 parla di lavoro e non di lavoratori, anche se qualcuno aveva suggerito la parola lavoratori invece che lavoro, ma
disse Mortati, altra grande figura del tempo, escludere che una classe possa prevalere su un'altra. Forse il termine lavoratori avrebbe potuto indurre a questo equivoco nei lettori e negli interpreti. Invece il termine lavoro è un termine che ancora una volta rappresenta l'incrocio di punti di vista diversi. Però è sempre Mortati che ci ricorda, e che quindi preferisce l'espressione lavoro all'espressione lavoratori, l'Italia è una repubblica, ricordate l'esordio dell'articolo 1 fondata sul lavoro, lavoro come, e questa è un'espressione forse un po' antica, come eccitatore di mobilità sociale. Solo il lavoro consente di passare, se ancora vogliamo parlare in termini di classi distinte, separate, tenute lontane l'una dall'altra, consente di muoversi, consente la mobilità sociale, la crescita, l'emancipazione, se così si può dire. Quindi un lavoro come valore fondante, il lavoro come valore fondante, che non a caso nell'articolo 1 è affiancato all'altro grande valore, che è il valore della sovranità popolare. E proprio su questo tema del lavoro si confrontano questi giganti che ancora ricordiamo fra i nostri costituenti: la Pira, il noto sindaco di Firenze, uomo ispirato, uomo aperto al mondo, forse fra i primi promotori, no, di un'apertura ad una comunità internazionale, la Pira e Togliatti, che si confrontano costantemente su questi temi e che si rispettano l'un l'altro. Tanto è vero che la Pira dice di Togliatti: Togliatti, soprattutto sui temi sociali, che erano cari all'uno e all'altro, alla Pira e a Togliatti, ha dato il meglio di sé e il nostro è stato un confronto fecondo. Io non smetto di sottolineare il tema del confronto. Come avete visto, l'ho detto parlando della Corte che si confronta con le altre corti, lo dico parlando del confronto che c'era fra i costituenti, perché io credo che questo sia un grande punto su cui ciascuno di noi deve riflettere. Io imparo, da quando sono alla Corte, a confrontarmi con opinioni diverse dalla mia, e quando il confronto è rispettoso fa crescere tutti intorno a dei valori comuni. Ma il confronto è un po' il sangue della politica, il confronto è l'esaltazione della politica, la politica come metodo e la politica come valore. Anche qui ricordo la Pira, che poneva al di sopra dell'uomo, per esempio al di sopra del lavoratore, l'uomo politico, l'architettura della politica. Questo perché lo dico? Lo dico perché la politica si fa portatrice di una concezione più ampia, di una concezione completa, si spera, di una visione su quella che deve essere la convivenza civile. Ecco, la politica è un tema, è un valore, come ho detto prima, su cui tutti dovremmo continuare a soffermarci, non dovremmo cancellarlo dalla scena, però certamente la politica non è l'attività svolta, l'attività politica non spetta alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, questo lo dico per chiarire magari anche equivoci che a volte una stampa poco accorta, come qualcuno diceva prima, può trasmettere. La Corte Costituzionale non è un organo politico, anche se 5 dei suoi componenti sono eletti dal Parlamento in seduta comune, ma questo non significa che vi siano affiliazioni o lealtà dei giudici costituzionali nei confronti della politica. C'è però da parte della Corte il rispetto della politica, perché la politica è quella che guida l'altra grande istituzione democratica, che è il Parlamento. Quindi c'è divisione di ruoli e grande rispetto nei confronti del Parlamento. Vorrei soffermarmi con voi sull'articolo 2, che è stato richiamato anche prima in una delle interviste ad una delle mie colleghe della Corte Costituzionale. Non c'è dubbio, questo è un articolo importante che forse ci viene invidiato, giustamente veniva detto, nel panorama comparato, perché chiude in sé tante nozioni, tanti concetti, ancora uso la parola valore, un valore in particolare, quello della solidarietà politica, economica e sociale. Cito questo passaggio dell'articolo 2 perché oggi è molto presente
soprattutto nei dibattiti giornalistici, ma non solo, una sorta di riflessione critica sul ruolo delle associazioni, siano associazioni non governative, siano sindacati o partiti politici. C'è un giudizio da parte di taluni critico, perché come se fosse un po' superfluo questo ruolo di intermediazione, non a caso si parla di disintermediazione. Ecco, io non condivido questa lettura giornalistica dell'oggi, non condivido questa idea dell'individuo che da solo si muove in un contesto tra l'altro così complesso come quello della nostra società contemporanea, e apprezzo quello che l'articolo 2 ci dice sul ruolo delle associazioni. Una terminologia più raffinata, forse meno comprensibile, è quella corpi intermedi, che tra l'altro è una nozione molto cara alla dottrina della Chiesa, alla dottrina cattolica. Associazioni, quindi gruppi intermedi, che diciamo così sono un po' il sintomo di una modernità della Costituzione, perché l'articolo 2 coglie questo dato associativo che è un dato di forza, non di debolezza dell'individuo. Quindi da certi punti di vista coglie anche un altro elemento della rappresentanza, non la rappresentanza politica, ma la rappresentanza attraverso questi altri organismi. Ecco, la Corte Costituzionale in una sentenza importante del 92, che mi piace ricordare, ha tutelato il volontariato. Il volontariato, dice la Corte, mi piace riferire proprio le parole della Corte quando posso, rappresenta l'espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo. Molto bello questo passaggio, la primigenia vocazione sociale dell'uomo, una appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini, una realizzazione del principio di solidarietà sociale. Ecco che torna quindi l'articolo 2 con questa solidarietà, con questo ruolo di associazioni, in questo caso associazioni di volontariato. Ma i gruppi intermedi o le associazioni tornano in sentenze molto particolari della Corte Costituzionale, che io ho volutamente selezionato per voi, per cercare ancora una volta di attirare la vostra attenzione, che mi sforzo di non perdere, non è facile in un'aula così grande. Per fortuna io, essendo pugliese, come è stato ricordato, ho una tendenza a gesticolare, quindi forse quello aiuta, no? Ma dicevo, la vostra attenzione, perché queste sentenze toccano temi sensibili ma molto vicini all'opinione pubblica, a quello che accade poi nel mondo, nella vita reale. E una sentenza del 2014, ancora una volta la Corte Costituzionale è aperta a questioni moderne, contemporanee, che riguarda una legge che prevede la rettifica di sesso di uno dei due coniugi, ma prevede anche l'effetto dell'automatico scioglimento del matrimonio se appunto interviene per volontà, e questo è ancora un esempio di manifestazione di una libertà, del mutamento di sesso. La Corte dice non si può, non considera, e qui torna il principio della ragionevolezza, no? Non considera ragionevole cancellare, queste sono le parole della Corte, un pregresso vissuto in cui la coppia ha maturato reciproci diritti e doveri anche di rilievo costituzionale. Quindi è incostituzionale quella norma con riguardo all'articolo 2, perché anche all'interno della coppia intesa come nucleo di convivenza si può manifestare questo dovere di solidarietà, che può perfino consistere nel non scegliere immediatamente di sciogliere il matrimonio. Quindi la famiglia intesa come formazione sociale, e noi troviamo questo riferimento anche in un'altra importante sentenza del 2010, dove si dice che può riconoscersi la natura di formazione sociale, attenzione, quindi non di famiglia, anche alla coppia dello stesso sesso. La Corte perché dice questo? Perché la Corte non può invadere la sfera del legislatore, dell'intervento del legislatore che legifererà poi sulla nozione di famiglia o meno quando si dà avvio ad una coppia dello stesso sesso, quindi si crea un'unione,
dello stesso sesso spetta al legislatore legiferare in materia, come poi è avvenuto, ma la Corte dice che quella è, ai sensi della Costituzione, una formazione sociale che noi rispettiamo. Ancora una volta, quindi, è l'articolo 2 che viene alla ribalta. Diritti e doveri. L'articolo 2 è una norma che ci richiama a diritti e doveri. L'articolo 3 è stato citato più volte, molti lo scelgono come, quando ci viene posta la domanda qual è l'articolo che più vi piace, molti dicono l'articolo 3. Beh, certo, l'articolo 3 è un grande manifesto, c'è anche un libro recente che si chiama proprio Manifesto sull'uguaglianza di un noto filosofo del diritto, è una norma straordinaria per questa combinazione fra il primo e il secondo comma. Io tra l'altro non a caso ho citato prima le leggi razziali, perché c'è stato a un certo punto nei mesi scorsi un dibattito su se sia corretto mantenere in Costituzione la parola razza, escludendo appunto la discriminazione per ragioni razziali, e forse c'è da dire di sì, anche senza forse. Io quindi condivido l'opinione espressa autorevolmente anche dal professor Grossi e da tanti altri, per cui è opportuno mantenere la parola razza all'interno dell'articolo 3 e combattere le disuguaglianze, anche quella razziale, sulla scorta dei valori, delle indicazioni che ci fornisce l'articolo 3. Ma voglio citarvi un esempio interessante di attuazione dell'articolo 3. Questo lo dico con un particolare tocco di orgoglio. Siamo nel 1960, c'è una donna che viene esclusa da un concorso in magistratura in base ad una vecchia legge del 1919 che non prevedeva la partecipazione delle donne appunto ai concorsi pubblici. E qui la Corte Costituzionale dice: la diversità di sesso non può essere mai ragione di discriminazione, non può comportare un trattamento diverso, nemmeno in relazione all'articolo 51, che era quello invocato in questo caso. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo l'apertura che oggi ci sembra ovvia dell'ingresso delle donne in magistratura, ma che invece tanto ovvia non era. Ci voleva la correzione che la Corte Costituzionale ha introdotto nell'ordinamento con questa importante sentenza, e ci voleva questa nozione di uguaglianza, che è una nozione non statica, non ferma, ma anzi, e la Corte lo ha scritto più volte mirabilmente, è un concetto dinamico, costantemente in evoluzione. L'uguaglianza cambia anche a seconda dei tempi che attraversiamo, sempre più avanti si va con il perseguire l'obiettivo dell'uguaglianza, e quindi è una nozione dinamica che ci deve indurre a chiederci, come giudici ma anche come cittadini, in ogni momento perché c'è una specifica discriminazione e se quella discriminazione è, come ha ricordato il giudice Modugno, ragionevole. Ecco, il principio di ragionevolezza che la Corte Costituzionale elabora mirabilmente in tante sentenze e che la dottrina costituzionalista ha riempito di valori importanti. Io anche devo fare riferimento alle sentenze sull'adulterio che il giudice Amato ha richiamato nella sua breve intervista, perché questa è una vicenda straordinaria che penso possa interessare tutti ancora per un po'. Vi prometto di non essere troppo lunga, perché l'adulterio è in effetti punito, era da punito dal codice penale solo per la donna, e nel 1961, quindi prima della sentenza che ha citato il giudice Amato, nel 1961 sentite cosa ha detto la Corte Costituzionale, che evidentemente non era ancora pronta a cogliere un dato della realtà sociale circostante, non era sufficientemente sensibile la Corte nel 61. La Corte dice: la legge, cogliendo un dato della sensibilità sociale, ritiene che vi sia una diversa e maggiore entità della illecita condotta della moglie. Incredibile. Nel 68, in versione di Rotta, la questione merita di essere riesaminata alla luce della parità fra i coniugi e della unità della famiglia. Qui preciso quello che ha detto il giudice Amato, perché questa sentenza in realtà non è tanto incentrata sull'articolo 3, anche se si parla di parità fra i coniugi,
ma si parla di parità dei coniugi all'interno della famiglia, quindi prevale l'articolo 29 come norma, diciamo, di riferimento della Corte in questo caso sull'articolo 3 in materia di uguaglianza, e quindi è un po' un principio di, come dire, ispiratore per la Corte Costituzionale, che vuole con questa sentenza evitare, lo dice espressamente, che la donna viva in uno stato di inferiorità rispetto al marito, e dice esattamente costretta a sopportare l'infedeltà. Quindi abbiamo fatto nel 68 un passo avanti anche questa volta per le donne. C'è un altro principio su cui devo soffermarmi, perché siete responsabili anche voi giovanissimi della affermazione di questo principio, che è il principio di laicità, che anche questo è un principio che si collega molto strettamente al principio di eguaglianza, perché la Corte, sempre con grande apertura, nel 1989 si è pronunciata sull'insegnamento della religione nelle scuole e ha scritto una pagina importante, perché ha detto: non c'è indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, una garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Siamo nel 1989, questo pluralismo è diventato oggi tangibile per tutti noi ed è un valore che dobbiamo tutelare. Torno sulla eguaglianza sostanziale, che Grossi, con la sua, con suo eloquio inimitabile da fiorentino molto dotto, è un professore di storia del diritto italiano, e lui ci dice: ma l'eguaglianza sostanziale è il vero valore del secondo comma dell'articolo 3, ma questa uguaglianza sostanziale ce l'abbiamo a portata di mano? Forse qualche volta c'è un elemento di sconforto in alcuni di noi, penso nelle giovani generazioni, ma non soltanto, perché oggi assistiamo al fenomeno dell'espansione delle diseguaglianze, l'esplosione della povertà, l'allargarsi della forbice fra ricchi e poveri, le diversità o le diseguaglianze fra generazioni, diseguaglianze talvolta geografiche. Questo dispiace dirlo, il Sud è a volte diseguale. Ecco, allora questo ci fa interrogare, ma è ancora importante, deve restare importante il principio dell'eguaglianza sostanziale? Ecco, ho annotato per voi un commento scritto da un importante costituzionalista che dice: se guardiamo all'articolo 3,1, sembra scritto con l'inchiostro simpatico. Forse non si usa più l'inchiostro simpatico, ma ai miei tempi era piuttosto divertente usarlo. L'inchiostro simpatico, da lontano, immaginando una spinta politica potente che lo attui, appare chiarissimo. Ma se ci avviciniamo, immaginando di doverlo poi far valere, per esempio davanti ad un giudice, appare evanescente e inafferrabile. E questo può essere un sentimento che tutti noi coltiviamo: ma come faccio per tutelare davvero questo mio diritto all'eguaglianza? Ecco, io credo che qui sia importante fare riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha sempre detto: diamo al legislatore la scelta sulla rilevanza delle diversità, e la Corte corregge questa rilevanza quando non è ragionevole. Quindi la battaglia per l'uguaglianza non finisce mai, proprio perché questo principio, come ho detto prima, è un principio dinamico che ci deve appartenere, che ci deve vedere attivi anche nel segnalare quando le disuguaglianze sono intollerabili, insopportabili. La Corte, come avete visto, segna sempre il confine del suo intervento, lo segna con molta attenzione. È un confine che non deve mai consentirle di entrare in un campo che non è suo, il campo della politica, il campo del legislatore. Qualcuno ha scritto che si tratta di un delicatissimo dosaggio tra la politica e la giurisdizione, ed è un continuo esercizio di rispetto del Parlamento che la Corte deve svolgere, anche quando legge leggi che forse sono state scritte in modo affrettato, che hanno ignorato nella stesura
il rispetto dei valori costituzionali, ma nel correggere questi errori la Corte rispetta sempre il legislatore e non viene per questo meno alla sua funzione di giudice delle leggi, anzi probabilmente esalta la funzione di giudice delle leggi. Voglio chiudere con voi, e mi ha fatto molto piacere che venisse ricordato Aldo Moro, in giorni tra l'altro tristi, no, della revocazione di un evento drammatico, perché Moro, giovane costituente all'epoca, forse fra i più giovani, se non il più giovane nei suoi 30 anni credo, aveva parlato della Costituzione come piramide rovesciata che parte dalla persona. Parte dalla persona, cioè parte da noi, io voglio sperare che parta da voi soprattutto, parte da persone, persone che sono consapevoli, sempre più consapevoli dei loro diritti. È per questo che io ho cercato di lanciare un messaggio di fiducia verso di voi, che però vorrei mi tornasse, perché mi aiuterebbe molto nel lavoro difficile che svolgo. Ma sono stata veramente felice di incontrarvi oggi e spero di poter rispondere alle vostre domande e di poter cogliere anche nei successivi interventi la maturità e la consapevolezza che ho colto dai primi due. Grazie. Allora, grazie alla professoressa Silvana Sciarra per la sua lezione magistrale, densa, con molti richiami anche a temi e sentenze di attualità. Allora, tornando al filone originale richiesto dalla Corte Costituzionale, cioè di avere questo protagonismo e questo ritorno in questo viaggio di entusiasmo e stimolo da parte degli studenti e delle studentesse, invito a porre le domande e a chiedere, capisco la comprensibile emozione, chi per primo o per prima rompe il ghiaccio. Allora, abbiamo il nostro Biancofiore, mi ricordi il nome, ce lo ricordi tu alzandoti? Sì, prova. Sì, sono Ambrogio, Biancofiore, volevo fare, prendendo spunto dal video che abbiamo visto prima, volevo fare anch'io la domanda, la famosa domanda: qual è l'articolo della Costituzione che preferite? Sì. Come preferisce, come preferisce. Non posso ripetere quello che hanno detto i miei colleghi. A me piace molto l'articolo 36 della Costituzione. In questo devo ancora una volta confessare la mia, come posso dire, deformazione professionale o la mia. L'articolo 36 lo vorrei leggere con voi, anche se a memoria lo conosco, ma non voglio fare errori. È quello che ci dice: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questo è uno dei casi in cui la parola, in questo caso l'aggettivo dignitoso, è in Costituzione. La dignità è un principio guida nelle costituzioni nazionali, ma fortunatamente anche nelle carte sovranazionali. La dignità è presente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed è una specie di luce che si accende nelle teste dei giudici quando devono valutare casi complessi, come per esempio la proporzionalità del salario, la proporzionalità, la quantità e qualità, cioè equo questo salario se si prende il punto della quantità, ma qualità, quindi che valorizza anche il merito. Quindi il dibattito sul merito, sulla meritocrazia, che tanto ci appassiona e che deve appassionare giovani studenti come voi, è un po' nascosto fra queste righe. Quindi è lui l'articolo che più mi piace. Articolo 36. Buongiorno,
Sono Francesca Frigerio, sempre lei. Attivissima. Lei nel suo discorso ha parlato di questa omogeneità nella Corte che permette la prevalenza di una persona in particolare o di un'opinione in particolare. Secondo lei qual è quindi il fattore che permette tale omogeneità e quindi che permetta che la Corte svolga con tale il proprio dovere? Grazie. Grazie a lei, questa è una domanda che mi consente forse di chiarire meglio, forse spero che vi incuriosisca un po' il lavoro della Corte in questa costante collegialità, perché la Corte Costituzionale italiana, a differenza di altre corti europee, lavora sempre nel collegio completo, cioè non ci sono sottogruppi o sottocommissioni come accade per esempio nella Corte tedesca o in altre corti. Quindi c'è un costante rapporto di vicinanza con gli altri giudici del collegio e, come ho detto prima, la ricerca del consenso all'interno del collegio è un po' l'obiettivo di ciascun giudice relatore, perché il presidente della Corte assegna nella sua discrezionalità, affiancato dagli uffici, ma generalmente assegna i casi ad un giudice relatore, e il giudice relatore deve istruire la parte iniziale del caso, spesso facendo riferimento a corpose ricerche, che non sono soltanto ricerche di giurisprudenza, anche se i precedenti della Corte sono molto importanti, ma sono ricerche sui lavori parlamentari, a volte sono ricerche comparate, quindi su orientamenti, molto spesso sono ricerche di diritto europeo, perché il diritto europeo è incombente nelle decisioni della Corte, opportunamente incombente. Quindi nel presentare poi al collegio la proposta, il giudice relatore deve cogliere certe volte anche gli sguardi dei suoi colleghi. La Camera di Consiglio ha un tavolo ovale molto grande, quindi è facile raggiungere più o meno gli sguardi e le espressioni degli altri, per cui si cominciano a raccogliere già impressioni visive, poi si raccolgono gli interventi degli altri giudici e si cerca nei limiti del possibile di raggiungere l'unanimità. Non sempre questo accade, allora si vota e c'è un principio di maggioranza. Ora, i lavori del collegio sono segreti, non ci sono verbali, non si sa chi ha votato e non c'è l'opinione dissenziente. Qui ci sono punti di vista molto diversi. Chi dice che l'opinione dissenziente, che è presente per esempio nella Corte Suprema americana, dove c'è anche però l'opinione concorrente, quindi insomma è un sistema molto diverso dal nostro, l'opinione dissenziente consente a chi proprio non è d'accordo di dire la sua. Secondo alcuni, il fatto che non vi sia l'opinione dissenziente nella Corte italiana aumenta l'autorevolezza della decisione, perché questa decisione comunque viene condivisa e qualcuno va in minoranza. Esiste un caso in cui si fa riferimento, un'opzione a cui si fa riferimento molto raramente: se un giudice relatore messo in minoranza dal collegio vede difficile, per ragioni profonde che possono essere etiche, possono essere di altro tipo, di profonde convinzioni, trova difficile la stesura della sentenza, stesura che avviene dopo che è stato raggiunto ovviamente la deliberazione in Camera di Consiglio, può chiedere al Presidente di essere esonerato dalla stesura, e allora lì chi legge attentamente le sentenze scoprirà, e quindi si svela un mistero, che il giudice redattore è diverso dal giudice relatore. Chi ha fatto il relatore si è tirato indietro e c'è un redattore, quindi vuol dire che lui era in dissenso, ma è una misura che si usa molto raramente e solo in casi di profondo turbamento del giudice che non riesce a scrivere quella sentenza. Spero di aver risposto alla sua domanda. Certo. Ha risposto esaurientemente, toccando un tema che è effettivamente delicato e bello, questo principio della collegialità. Ecco. Non tutti noi non conosciamo, non sappiamo bene. Allora, un tema filosofico interessante, d'altronde un rapporto tra pari, tra
eccellenza nel campo degli studi, quindi è anche giustificato da un'uguale funzione da persone di scienza che concorrono insieme all'elaborazione di un parere. Allora, ecco qui. Ah, ma volete fare le mattatrici? Bene, bene, bravo. Allora, volevo farle una domanda che in realtà è più un parere personale e professionale, in luce a un evento recente che è successo, ovvero un giornalista che è stato schiaffeggiato dall'ex ministro Landolfi per aver fatto delle domande, diciamo, un po' insistenti. Secondo lei, al di là di quelli che sono i limiti giuridici, quindi imposti ai giornalisti, ci sono dei veri e propri limiti pratici nell'esercitare quindi la professione di cronista? Questa è una domanda veramente impegnativa, non mi pronuncio sul caso concreto, non sta a me farlo. Credo che bisogna rispondere a dei codici etici della professione di giornalista, oltre che a volte a degli stili personali, no? Che possono essere più o meno dirompenti, eccetera. Il giudice costituzionale ha un obbligo di grande riservatezza, che è giusto mantenere, perché, come dicevo prima, l'autorevolezza di questa istituzione non nasce dal mandato politico, è un'autorevolezza diversa da quella del Parlamento, quindi va proprio contro quel tipo, proprio perché deve garantire i diritti dei cittadini. Quindi l'autorevolezza va guadagnata sul terreno con un altro meccanismo che non è il mandato politico. Ecco perché nel caso del giudice costituzionale non si può confondere mai l'opinione personale del giudice con quella che è l'opinione del collegio, così come non si possono rivelare i segreti della Camera di Consiglio. Allora, qualche volta, tornando al tema dell'opinione dissenziente, qualche notizia è trapelata, chissà come mai è successo che siano trapelate informazioni sulla composizione del voto, e questo ha creato molto turbamento nella Corte Costituzionale. Non mi spingo a criticare i giornalisti che lo hanno fatto e non mi spingo a commentare, dico solo che sono episodi che creano un fortissimo turbamento, che però portano a confermare le posizioni che ho detto prima, cioè grande rigore nella riservatezza e grande rigore nel lasciare da parte le proprie opinioni personali. Se posso entrare un po' in una mia esperienza personale, non nascondo che questo può dare momenti di solitudine al giudice, perché anche con amici di vecchia data non può più essere lo stesso, non può più manifestare delle opinioni o dire brutta quella legge o bravo quel politico. Non deve farlo, e non sempre questo viene capito. E quindi, insomma, grande, anche qui, grande rispetto. No, presentati. Buongiorno, sono Gianmarco. Volevo chiedere, nella Costituzione noi abbiamo degli articoli che sono chiamati principi fondamentali, e questi non possono essere modificati in alcun modo da nessuna riforma, a differenza di altri. Perché si sceglie di tutelare determinati articoli? Che messaggio si vuole passare con questo? Magari un messaggio democratico anche? La ringrazio. Sì, lei si è già dato una risposta molto corretta. Un messaggio democratico, un messaggio di solidità di questo nucleo fondamentale dei valori che ci tiene uniti come comunità e che quindi ci spinge a rispettarli tutti. Quindi senz'altro è un messaggio di democrazia, è un messaggio di forse anche è un messaggio di identità nazionale, se posso dire. Sono i valori fondanti dell'identità nazionale. E siccome siamo in un clima di giusta celebrazione, no? Che i riti devono avere anche il loro ruolo e la loro rilevanza, è importante la sua domanda, la ringrazio, perché mi spinge a dire forse qualcosa che non ho accentuato nel mio intervento, cioè quanto questi principi fondamentali sono fondamentali per tutti noi, nel senso che sono il nesso
costante della nostra vita associata, comune, dentro la nazione. Va bene, allora io ringrazio nuovamente il giudice costituzionale, professoressa Silvana Sciarra, per la sua presenza, per la sua lezione magistrale. È veramente una bella mattina. Io credo, giudice, che la scommessa dell'istruzione è credere fino in fondo che una mattinata come questa, nel corso degli anni, poi lascerà il suo segno e il segno verrà fuori. Dicevo un po' la scommessa dell'istruzione, anche un po' la frustrazione o la solitudine, lei richiamava la solitudine del giudice, a volte la solitudine dei docenti, e non cogliere nell'immediato i frutti, ma noi siamo certi che una mattinata di questa lascerà il suo segno e produrrà i suoi frutti nei prossimi anni. Grazie di nuovo, grazie a tutte le autorità presenti. Grazie. Voglio aggiungere anch'io un ringraziamento e proprio sottolineare molto queste parole del valore dell'istruzione, perché questo sforzo che noi facciamo, e non è facile, ma non in termini di tempo, in termini di trovare la chiave giusta per comunicare con voi, questa apertura della Corte Costituzionale per noi è molto importante, quindi noi vorremmo, e forse lo faremo, continuare questo viaggio anche al di là della celebrazione del 70°. Per cui qualunque commento che dovesse arrivare anche dopo, io lo accoglierei molto volentieri, perché occasioni come queste per me sono fondamentali e restano nella mia memoria molto, molto nitide, molto importanti. Quindi grazie per questa grazie occasione. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, adesso lasciamo uscire i nostri ospiti e il giudice, e poi i ragazzi potranno lasciare la sala. Grazie.